le iniziative culturali a Roma, tra queste la mostra dedicata ad Antonio Canova a Palazzo Braschi, l'eterna bellezza, andiamo a visitarla. Padre del neoclassicismo ed eccezionale interprete degli ideali estetici professati da Winckelmann, Canova nei suoi 40 anni di soggiorno romano realizza sculture che incarnano il bello ideale senza tempo tipico del mondo classico. Nel 1779 lo scultore arriva a Roma per studiare da vicino la statuaria antica. A 22 anni ha speso i 100 zecchini guadagnati a Venezia per compiere il suo viaggio di formazione. Tutti lo ritengono giovane e inesperto e gli consigliano di copiare le opere classiche, ma Canova si rifiuta, reputandolo lavoro indegno di un artista creatore e non vuole neanche intervenire con restauri sui marmi antichi, intoccabili per definizione. Il colloquio dell'artista con l'Urbe è stato profondo, tanto da fargli ricevere nel 1802 la nomina di ispettore delle belle arti. La mostra Canova, l'eterna bellezza, allestita a Palazzo Braschi fino al 15 marzo 2020 e avvolta da una calda luce che ricorda l'ambiente a lume di candela dell'atelier romano dell'artista, propone oltre 170 opere. Tra esse spiccano Amorino alato e la danzatrice con le mani sui fianchi provenienti dall'Ermitage. Ricca di pathos, la Maddalena penitente ispirata alla Daphne di Bernini. Arricchisce la mostra la rassegna fotografica di Mimmo Iodice e la riproduzione in scala reale del gruppo scultoreo di Amore Psiche Giacente. L'installazione di grande impatto scenico è stata realizzata con un blocco di marmo di Carrara del peso di 10 tonnellate, modellato dal lavoro incessante di un robot che per circa 270 ore ha scolpito ogni dettaglio del capolavoro conservato al Louvre di Parigi.